Amici dello Scrigno del Cinema, questo pomeriggio ci troviamo a Palermo, precisamente nella libreria Feltrinelli, in occasione della presentazione del nuovo libro di Gaetano Bruno. Titolo del libro: Le mirabolanti peripezie di Casimiro La Trippa. Igor Scalisi-Palminteri, illustratore di questa specie di favola, ma soprattutto Ugo Giacchio Mazzi, che ha dato voce e corpo a questo primo capitolo. Primo capitolo, tanti quesiti, tanti interrogativi, e già da questa parola, mirabolanti peripezie. Hai vissuto delle peripezie per fare questo? Come ti è venuto questo titolo? Le peripezie le hai solo immaginate o le hai vissute facendo, scrivendo questa favola? Allora, diciamo che Casimiro La Trippa nasce da un laboratorio di drammaturgia che io faccio a Milano, all'interno del Teatro Filodrammatici. Il drammaturgo di riferimento, un drammaturgo africano brevissimo che si chiama Così e Qui, lascia agli autori il compito di inventare un personaggio che potesse essere particolarmente stressato in ogni suo tentativo per raggiungere qualche cosa. In effetti nacque lì Casimiro La Trippa e restò, diciamo, nel cassetto, anche se Così e Qui ci chiese una sorta di ribaltamento anche teatrale. Quindi immaginate questa scena, la cosa che scrivete, il personaggio che state inventando, però dove deve avere un'applicazione anche teatrale. E in effetti forse per questo tipo di richieste che fece questo drammaturgo africano, i dialoghi che sono particolarmente incalzanti e la tragicità insieme alla comicità di questo personaggio prendono spunto da lì. Le mirabolanti peripezie, diciamo che si sono sempre di più ingigantite perché sono nati altri personaggi che gli hanno messo il bastone tra le ruote. Casimiro è stato, vedrete già dal primo capitolo, è sempre un personaggio in affanno, sempre indietro rispetto a dove vorrebbe arrivare. Più di cuore, di testa, e come attore, che dove ci si mette anche il corpo. Quanto il tuo essere attore ti ha influenzato in una scrittura di una fiaba? Allora, tantissimo, nel senso che il tipo di narrazione che ho cercato di imprimere a questo libro è stata particolarmente, diciamo, efferata nei confronti delle difficoltà in cui ho voluto cacciare Casimiro La Trippa. E quindi per me la parola è diventata anche ritmo nel cercare di stare sempre appresso a Casimiro La Trippa e stressarlo quanto più possibile e cercare di stare col fiato sul collo in tutti i vari appuntamenti che Casimiro ha con i personaggi di questa favola. Per cui diciamo che da attore, riconoscendo l'importanza del ritmo ma tutti quanti sappiamo l'importanza del ritmo, l'attore chiaramente è chiamato a una maggiore attenzione nei confronti di questa possibilità, per cui diciamo ha, tra virgolette, una carta in più da giocarsi. Lì ho messo particolare attenzione, ho posto la mia attenzione nella costruzione drammaturgica di questa storia, servendomi di parole che potessero essere quanto più taglienti possibili. Poi ovviamente si sta parlando di una storia che è tragicomica, per cui diciamo non so, se da una parte Casimiro è stressato e siamo sempre lì a capire cosa succederà, dall'altra Casimiro ci fa ridere perché veramente le combina una dietro l'altra e incontra dei personaggi paradossali che più che aiutarlo, diciamo, la derubano. Che siamo un po' così, che ce la sentiamo un po'. No, questo che no. Ce la cantiamo, ce la suoniamo, no, ci sentiamo no. Tutti. Questo no, però considerato che la Sicilia è il posto più bello del mondo e che i siciliani sono le persone più belle del mondo, diciamo, dobbiamo stare più attenti affinché non inciampare. E gli scrittori siciliani sono gli scrittori più bravi del mondo. Questo non lo è. Non riguarda certo me, però insomma, dei personaggi come Luigi Pirandello, insomma, hanno portato la nostra cultura in tutto il mondo e sono attualmente rappresentati, evidentemente perché hanno delle cose particolarmente importanti. Ci ricorderemo di Pirandello e di Gaetano Bruno. No, nel senso che
Diciamo, a proposito del discorso che facevi prima, l'altra volta leggevo un passaggio di un libro di Carlo Rovella, no? Che dialogava con un musicista sulla possibilità che e si domandavano il senso della musica, no? Che cosa significa la musica? La musica è la cosa che sentiamo, la musica è la cosa che leggiamo nello spartito. Loro entrambi si rispondevano in maniera abbastanza convergevano nello stesso punto, dicendo che forse la musica non è né la musica che noi sentiamo né la musica che noi leggiamo, ma è quello che è la sommatoria delle nostre esperienze che fa sì che la musica che noi introiettiamo dentro di noi si trasformi in qualcos'altro di particolarmente straordinario. Quindi questo libro non sono le parole che sono state scritte da me, né i disegni che ha realizzato Igor. Questo libro, secondo me, e questo mi emoziona tantissimo, è esattamente quello che arriva, che viene metabolizzato, che spero possa riuscire a far sognare tutti i vivi e tutti gli adulti che leggeranno questa storia. Beh, nessuna paternità, è totalmente tutto documentato. Casimiro Latrippe è stato il creatore di tutti i piatti che noi mangiamo, le panelle, crocchè, gli anelletti al forno li ha inventati Casimiro Latrippe. Anche lo sputo nell'olio bollente. Ma già, quando ha iniziato a muovere i primi passi, a volte gli è capitato, poi insomma si è evoluto, è diventato uno scelto, per cui non si è più prestato a queste cose qua. Però è esattamente Franco Vastigliaro ancora da lui, lo sputa pensa a lui. Allora, parliamoci chiaro, c'è tutta una narrazione culinaria che se non fosse esistito Casimiro Latrippe qua continueremmo a mangiare pari cicogna. Grazie a Casimiro Latrippe noi possiamo ovviamente godere di tutta una serie di fantasiose ricette culinarie che hanno determinato la storia gastronomica della Sicilia, per cui grazie a Casimiro Latrippe. Fa il primo ingresso, diciamo, in queste mirabolanti avventure, e ci sarà un secondo libro e un terzo libro in cui, diciamo, che completeranno il percorso di questo personaggio. Come il Signore degli Anelli, il nostro Tolkien. Anche Tolkien scriveva per grandi e per ragazzi e per bambini. Guardando. Grazie, vogliamo una di questi frammenti, ma soprattutto Casimiro Latrippe! Salviamo il mondo! Andiamo a disegnare, dai, andiamo a disegnare.